vostra visibilità e competenza, l'unione debba fare la forza. Siete d'accordo? E io personalmente sono onorato di essere, insomma, un po' il moderatore di questa diretta. Beh, in tempi passati avresti avuto molto più da fare per moderare la situazione, cioè, adesso è abbastanza semplice. Ma io che devo dire, chi mi segue perché sa che faccio dell'ironia, della satira, e sono critico e cerco poi alla fine di aprire un po' gli occhi, no? Con la comicità soprattutto. Però è innegabile che ad oggi, dopo anni, Giuseppe sia un coach affermato a livello globale, non più sul territorio nazionale, no? Per quanto uno possa criticarlo, per quanto uno possa magari non essere d'accordo su alcuni concetti, sia dal punto di vista tecnico che umano, non direi, perché poi chi lo conosce sa che Giuseppe è una brava persona. Quindi i fatti parlano per lui, c'è poco da aggiungere. Noi abbiamo avuto i nostri screzi personali, che sono poi cose che rimangono nostre. È ovvio poi che quando c'è uno screzio, uno si possa anche accanire, no? Possa sfruttare la situazione per criticare maggiormente e calcare un po' la mano. Però ecco, poi da persone intelligenti io penso che il trovare, come dire, trovare un Allora, Eugenio, aiutami, allora, cioè, Eugenio, innanzitutto sto leggendo dei commenti che non mi piacciono proprio per niente, perché questa, ragazzi, ho fatto una premessa, questa sarà una diretta tecnica, questa è solamente una premessa iniziale, quindi ve lo dico subito. Allora, chi vuole ascoltare qualcosa di tecnico, bene, qua non stiamo a giocare, non stiamo a fare dissing, non stiamo a fare i pagliacci. Di conseguenza sarà una diretta tecnica con tante chicche che potrebbero arricchire chiunque di voi. Quindi, chi non è d'accordo, che non si vuol vedere qualcosa di tecnico, magari imparando qualcosa, ragazzi, potete prendere e abbandonare la diretta. Nessuno vi sta obbligando a seguirla. Quindi, questa è una diretta tecnica dove non si scherza. Punto. E adesso vi lascio la parola e dirò un'altra cosa, che tante volte, tante situazioni, ragazzi, non per forza si devono chiarire sui social, soprattutto quando si tratta di situazioni serie, da persone serie, si vanno a chiarire in modo privato. Quello che hanno fatto poi alla fine Eugenio e Giuseppe, si sono chiariti da persone civili in privato, senza mettere sempre in piazza le cose. Quindi adesso i chiarimenti sono fatti, sono due professionisti, si parla di bodybuilding. Intanto io ringrazio Eugenio per le belle parole spese e voglio un attimo aprire una parentesi su questo, che ovviamente, vedi, la gente poi si concentra sui gossip, vedo tanti commenti stupidi che non appartengono poi al nostro settore, cioè questi sono quelli che fondamentalmente si collegano per scrivere cazzate. Ah, ma E, perché ecco, hanno bloccati? come dice Giorgio, questa è una diretta tecnica. È giusto, e questa è una cosa che voglio dire davanti a 530 persone, è giusto che nel nostro settore ci sono persone come Eugenio, perché anche quando c'è stato diciamo, periodo dove venivo attaccato da lui, però è giusto che esistano persone come Eugenio, perché secondo me, oltre a dare a far diventare il nostro ambiente un po' folcloristico, come spesso lui sottolinea,
che dice non vi prendete troppo sul serio, perché alla fine, cioè, quando andiamo al supermercato nessuno ci conosce, cioè non siamo, cioè siamo un ambiente chiuso, no? Quindi lui con questa ironia, con questa simpatia, con questi gossip, con questa, siamo satira, secondo me dà tanto al nostro settore. E poi a volte, ecco, è anche giusto che tira fuori situazioni che magari chi è impegnato per un lato, chi è impegnato per un altro, lui fa, secondo me, tanta informazione e va a scavare situazioni scomode con persone che meritano di essere sputtanate. Ecco, questo poi è, io, e poi voglio chiudere spesso un'altra lancia a favore di Eugenio. Eugenio è sempre stato uno che comunque ha sempre criticato tutto e tutti, non è che si è mai schierato da nessuna parte, è stata sempre una persona che comunque ha sempre criticato chi reputava in quel momento da criticare, quindi è sempre stato un cane sciolto che non ha mai avuto né padri né padroni. Su questo è un dato di fatto. Grazie Giorgio, grazie Giuseppe. Ecco, io volevo iniziare appunto con la prima domanda a Eugenio, che magari tanti conoscono Eugenio perché Eugenio è quello che fa satira, Eugenio è quello che fa dissing, eccetera, eccetera. Ma Eugenio Paniccia professionista, chi è Eugenio Paniccia? Ecco, giusto per iniziare un po' a conoscerti il discorso di questa diretta. Ma Eugenio nasce 38 anni fa, precisamente 5 ottobre del 1984, è un ragazzo come tanti. Inizia con lo sport, perché come tutti viene indirizzato dai genitori, però lui è più magro della media degli altri ragazzi, insomma un po' più magrolino dei suoi amici, e quindi oltre che essere schernito per questo, in realtà nemmeno troppo, fortunatamente all'epoca non c'era poi tutta questa, come dire, non si prendeva in giro, non si bullizzavano molto i ragazzi per l'aspetto fisico, è più qualcosa di che è venuto dopo, quindi però ecco, io non mi sentivo molto a posto con me stesso dato il mio aspetto, ma soprattutto facendo le arti marziali avevo dei problemi nel combattimento, nelle gare, perché poi ho iniziato a intraprendere un percorso agonistico, seppur avendo delle ottime doti tecniche e comunque fisiche, avevo comunque un problema di peso nelle categorie. Quindi inizia a fare bodybuilding, che poi nemmeno sapevo cosa fosse il bodybuilding. Inizio ad andare in palestra sul consiglio del dottore, del maestro e poi di un medico, del pediatra. Quindi inizia così. Inizia che però poi mi appassiono. Dopo qualche mese addirittura decido di lasciare le arti marziali. E poi nasce appunto questa forte passione e la voglia poi di approfondire e di imparare di più. Così ho iniziato a studiare, ho iniziato tutto il mio percorso nella federazione pesistica con tutti i vari diplomi, certo, e corsi. Ecco. Poi, ovviamente molti mi conoscono perché vengo dall'agonismo del bodybuilding, cosa che però ci tengo a precisarlo, viene molto dopo. Ho iniziato a gareggiare tardi io rispetto alla media, perché la mia prima gara l'ho fatta nel 2013, dopo più di 10 anni di allenamento, perché per me non era una priorità gareggiare, è venuto da solo, è stato mettersi in gioco, perché ormai mi servivano nuovi stimoli. Mi sono sempre allenato per me stesso, non per dimostrare
trai qualcosa a qualcun altro. E poi, mancando stimoli, ho deciso di... Poi adesso poi il resto è storia, perché poi comunque nelle domande poi successive approfondiremo anche il discorso appunto di questo 2013, di quando sei salito sul palco, di come hai affrontato la preparazione, eccetera. Adesso invece ti domando, Eugenio professionista invece, per quanto riguarda professionista, comunque sei un personal trainer affermato che lavora in una delle strutture più importanti di Roma, ecco, anche con dei VIP, ecco, con delle persone importanti, se non erro. Sì, c'è anche il personaggio famoso, però diciamo che viene, certo, viene trattato come se fosse una persona comune. Sì, la struttura, per chi non lo sapesse, è la Prince Spa, si trova in centro a Roma, è una struttura bellissima, ma non per questo non è ben attrezzata, anzi abbiamo attrezzature di tutto rispetto, tutto a marchio Panatta e Technogym, però Technogym la linea strength, quindi tutto a carico con pizze, carico libero. È un ambiente particolare, però ecco, certo, mi ci alleno io, certo, ci ho preparato delle gare, quindi... Certo. È una palestra, non la solita palestra di bodybuilding a correre come piace a me, come piace a Giuseppe, certo, come piace a te, Giorgio, però questo non evita il fatto che non ci si possa... A livello le caratteristiche di Giuseppe, hai fatto una premessa iniziale, che ti colpiscono di più, quali sono? Ma Giuseppe è una persona molto intelligente, soprattutto riesce a, io direi addirittura scaltra, no? Riesce a ottenere il massimo da quello che ha. È partito con mezzi veramente limitati e nonostante questo, pur partendo poi da un paese di provincia, da una piccola realtà, è riuscito a guadagnarsi la fiducia di personaggi importanti, anche di atleti di livello nazionale, internazionale, con appunto, come ho detto prima, i risultati. Certo. Ha portato risultati e, sai, un atleta, due atleti, tre atleti, poi certo, la gente comincia... Per me Giuseppe, diciamo che io quello che penso, un suo vantaggio in più rispetto a tanti coach è che Giuseppe comunque... Parliamoci chiaro, le gare si fanno con gli atleti. Giuseppe, comunque, con tutti i suoi atleti, porta linfa vitale al bodybuilding in Italia e non solo. Ma io dico adesso specialmente in Italia, perché comunque ogni gara Giuseppe porta quei 50-60 atleti che, voglio dire, le gare si fanno con gli atleti. Di conseguenza, oltre a avere comunque la bravura di dire benissimo, ho vinto questo, porto l'atleta qua, porto l'atleta all'Olimpia, Giuseppe è un coach che porta davvero linfa vitale al bodybuilding, non con le chiacchiere, bensì con i fatti, perché, ripeto, le gare esistono grazie agli atleti. Gli atleti devono essere seguiti e instradati. Questo è il mio punto di vista. Ora vengo a una domanda per Giuseppe. Allora, partiamo di qua proprio, il bodybuilding dietro le quinte. Allora, la gente vede solo il bello e l'atleta con la medaglia, la pro card, la qualifica all'Olimpia. Raccontaci delle notti insonni a stilare il programma perfetto e a confortare l'atleta insicuro che si vede male. Perché non ci racconti quanto capita spesso che l'atleta, uomo o donna, sclera nel backstage e non vuole più salire sul palco, poi magari vince la gara? Queste sono tutti aneddoti e situazioni che Giuseppe penso che viva quotidianamente. Allora io su questa domanda ti dico subito che lo scorso anno, questa è una cosa che non sa nessuno, lo scorso anno quando Cavagnolo ha vinto il Big Man Show in Spagna, a quella gara c'era Mazzalì, che è il judge americano, che ha un modo di giudicare un po' particolare. Allora tu poi con gli anni capisci più o meno chi sono gli atleti che gli vanno, diciamo, più a genio, no? Certo. E mi ricordo che Mazzolari a quella gara si vedeva male la settimana prima e io con molta semplicità gli ho consigliato di andare a Toronto.
Mazzolari, dopo la vittoria di Cavagnolo, nonostante è un suo amico, nonostante sono atleti dello stesso team e sponsorizzati dalla stessa azienda, comunque si sentiva un attimino, diciamo, aveva questo aspetto negativo mentale, no? Che non si sentiva motivato, un po' per la forma, un po' anche perché io gli dissi di non gareggiare in Spagna perché c'era appunto Mazzali. E io gli consigliai di andare a Toronto, era l'ultima gara dell'anno 2021, Mazzolari vince la gara a Toronto. Cioè, adesso io con questo che cosa, ecco, riferendomi alla tua domanda, è per dire che a volte uno vede appunto la foto dell'atleta o il video dell'atleta con una forma eccezionale sui social, tra i vari filtri, voglio dire, le foto, quelle vengono scelte le foto più belle e quindi ci sono tutti i commenti, i complimenti e quant'altro, però è anche vero che tutti gli atleti vivono perennemente questo stato di negatività, specialmente nei giorni di scarica si vedono tutti un po', si sentono tutti un po', ecco, hanno questo atteggiamento che a me, coach, non mi aiuta poi nel gestire a meglio la situazione. E alla domanda io ti dico che, ecco, in questo periodo, visto che hai anche sottolineato che porto tanti atleti in gara, alla gara di Pesaro ci saranno 64 atleti. Da questi 64 atleti che io ho creato il gruppo di WhatsApp, io nella mia testa ho già almeno 10 persone che molleranno. Ma molleranno perché? Perché non riusciranno a mantenere la scarica, alcuni vedono gli altri più in forma sui social e questa cosa li porta, diciamo, a mollare. E quindi il mio lavoro poi, ogni volta che mi mandano i check, magari sapendo che Tizio è in categoria insieme ad un altro ancora, quindi vedono tutti più in forma e quindi poi mi ritrovo a dare sempre le stesse risposte, a dire ma la gara non è oggi, la gara è tra un mese e quindi noi ci stiamo preparando per arrivare quel giorno, quel santo giorno, in forma. Quindi non è assolutamente facile, specialmente quando si lavorano con tante persone, con i loro problemi quotidiani, la loro cultura, perché io, lavorando con tanti atleti a ogni parte d'Italia, ognuno ha le sue giornate, ognuno vive le sue situazioni, quindi mi rendo conto che vedere una foto di un atleta con la medaglia in mano, dietro c'è un lavoro incredibile, un lavoro fatto soprattutto negli ultimi momenti a livello psicologico, che non è assolutamente facile. Mi rendo conto che con passare degli anni a volte sto perdendo un po' quella tolleranza che avevo, perché mi ritrovo veramente con alcuni che mi fanno dei ragionamenti assurdi, e allora a volte poi ti ritrovi dall'altra parte del mondo con atleti che riesci a portarli in forma veramente con poco, con due frasi, delle piccole modifiche, e poi ti ritrovi magari atleti che non sono stati baciati dalla genetica e hanno anche un aspetto mentale negativo, e che spendi un sacco di energie inutili con atleti che purtroppo non arriveranno né in alto, ma soprattutto poi a me mi tolgono un sacco di energie. Quindi negli ultimi anni ho cercato di essere un attimino più selettivo, però mi rendo conto che per quanto io possa essere selettivo non riesco poi a fare questa vera selezione, perché poi tutti partono con una grande motivazione, poi arrivano nelle ultime settimane e si perdono un po' per strada, ma si perdono su cazzate. E allora mi rendo conto che quando c'è l'atleta debole mentalmente, portarlo in pedana, magari portarlo sul podio, per me quella è più di una vittoria. Assolutamente. Sicuramente in tutto questo il team aiuta, perché chiaramente è normale, con un team numeroso poi è normale che se l'atleta X ce la fa e l'atleta Y magari è un po' più in difficoltà, dico ma cazzo, ma se l'atleta Y e l'atleta Z ce l'hanno fatta, perché io non devo farcela? Quindi diciamo che è un po' tutto un trascinare, ecco, diciamo che aiuta. La difficoltà è lavorare con tante persone che ognuno di loro ha il suo carattere, come dicevo, ognuno di loro ha il suo quotidiano, i suoi problemi, quindi la difficoltà più che altro è quella quando lavori con un numero alto di atleti. Certo. Tutto qua. Assolutamente. Domanda per Eugenio.
Allora, a chi attribuisci tutto ciò che hai imparato in questo settore? Quali sono le persone cardini che ti hanno aiutato a crescere sia fisicamente che lavorativamente? Allora, vabbè, innanzitutto non posso non menzionare il primo istruttore che poi è diventato un caro amico. Grazie a lui ovviamente mi sono appassionato a questo sport e grazie a Enrico si può dire che sono cresciuto in tutti i sensi, ecco, sia fisicamente che mentalmente che tecnicamente. Poi ci sono state varie persone che mi hanno insegnato tanto, con cui ho avuto un bel rapporto. Posso non menzionare Stefano Biondi, come l'amico Giulio qui ha già specificato, che poi è il direttore della Briz, della palestra dove lavoro. Non posso non menzionare Luca Silvestrini, che mi ha aiutato, diciamo, dandomi dei consigli importanti, una supervisione durante le mie prime preparazioni. Queste tre persone sicuramente hanno contribuito in maniera importante a quello che è stato la mia crescita come atleta. Poi dal punto di vista tecnico non posso non menzionare il dottor Febbi Massimiliano, che quando ho iniziato a studiare presso la Federazione Italiana Pesistica, il CONI, lui era responsabile della didattica oltre che docente, quindi diciamo che ha contribuito in maniera pesante, fondamentale alla mia preparazione tecnicamente. Altra domanda per entrambi? Menzione pure d'onore, scusami se ti interrompo Giorgio, fammi dare una menzione d'onore pure per Piero Nocerino, che ovviamente non ha bisogno di presentazione, però è stato comunque un supporto, sì. In fasi importanti durante la preparazione. 2013. Io l'ho conosciuto personalmente tardi, perché io l'ho conosciuto personalmente nel 2013, dopo la vittoria del Master Cup, perché prima ci scrivevamo qualche volta, ma non l'avevo mai conosciuto personalmente, perché come ho detto ho iniziato a gareggiare tardi, ma anche non andavo a vedere gare, competizioni dal vivo. Però poi Piero è sempre stato importante, ecco, anche per un confronto. Questa è una domanda per entrambi. Che importanza attribuite all'integrazione? Quali supplementi ritenete più validi? Potrebbe essere una domanda proprio scontata questa. Certo, attribuisco grande importanza all'integrazione, ma questo non è così che funziona, ragazzi. Che l'integrazione, cioè, ad oggi, con tutte le nuove scoperte che ci sono state, a mio avviso rappresenta un buon 30% di tutto l'insieme, se utilizzata col cervello, se abbinata in modo giusto e particolare. Io adesso volevo chiedere sia Giuseppe che Eugenio quali sono i supplementi di ultima generazione, quelli che veramente su cui veramente contate, che vi stanno dando magari una mano anche nelle preparazioni dei ragazzi, magari Eugenio anche nelle sue preparazioni ultimamente comunque ha gareggiato, quali sono quelli che non, anche, anzi Eugenio anche comunque ha anche formulato alcuni integratori, quindi ecco, vorrei chiedere questa cosa qua, ecco. Ma possiamo partire subito con te Eugenio, va bene? Vai. Allora, è innegabile che l'integrazione sia diventata fondamentale nel bodybuilding. Poi se parliamo di bodybuilding natural non c'è proprio da specificarlo, che sia fondamentale per non tanto ovviamente anche per la crescita, ma quello che giova particolarmente dall'uso dell'integrazione è il recupero. Adesso gli integratori, quelli più importanti li conosciamo, no? La creatina strautilizzata, e ci sarà una ragione, l'integratore più studiato, che ha basi scientifiche che confermano l'efficacia nell'aumento
sia della forza che della massa muscolare magra, che sono ovviamente direttamente correlate. Però come non possiamo menzionare delle proteine in polvere che prese nel giusto timing fanno la differenza nell'andare ad apportare gli aminoacidi fondamentali per stimolare. Se posso permettermi, proteine, Eugenio, quali sono tu le proteine che prediligi tra tutta insomma la gamma, ecco, che abbiamo anche noi a disposizione nell'azienda? Ma le Isofuji sono sicuramente un prodotto eccezionale, è inutile girarci intorno. Una proteina di altissima qualità, giustamente tecnica, con lattosio praticamente inesistente, veloce. Personalmente sono quelle che consiglio ai clienti e che uso personalmente. Ecco. Poi, oltre alle proteine, secondo me un integratore fondamentale sono gli omega 3, anzi potremmo dire che sono l'integratore ideale per chiunque, che sia atleta, non atleta, sportivo, sedentario. L'omega 3 e gli acidi grassi del pesce andrebbero utilizzati da chiunque, perché migliorano letteralmente la qualità di vita e l'allungano. Non c'è nulla da fare. Un altro integratore per me fondamentale, che ho sempre detto che lo reputo l'aminoacido più. Quindi questo ci dà la certezza che quello che assumiamo con la dieta, quello che mangiamo, vada lì nei muscoli, sia trasformato poi in tessuto muscolare. Ma per quanto riguarda? Questi per me sono integratori più importanti. Menzione poi particolare anche per gli aminoacidi, che ovviamente presi un pool per aminoacidi, intendo un pool di aminoacidi essenziali e non essenziali, che presi dopo l'allenamento o durante l'allenamento ci danno la possibilità appunto di andare a attivare e stimolare la sintesi. Per quanto riguarda te, Giuseppe, allora ti volevo chiedere quale integratore adesso di ultima generazione, c'è un integratore particolare che tu fai utilizzare a tutti i ragazzi in questo momento, sai, magari non soffermiamoci sui classici, ecco, volevo proprio arrivare proprio a un integratore magari proprio che in questo momento è un must, ecco, che magari che ha aiutato tanti ragazzi in queste ultime preparazioni, no? Allora, diciamo che intanto la Yamamoto ci mette davanti una gamma di integratori incredibile, perché veramente sono tantissimi, e in base anche ai periodi, agli allenamenti che gli atleti affrontano, certo, uno può inserire, certo, integratori come vuole nei momenti della giornata, quelli più importanti. E di però questo, Giuseppe, apro una parentesi, ringrazio il dottor Trapani, perché veramente il dottor Trapani è, penso, in Italia e non solo, proprio il numero uno per quanto riguarda proprio formulare l'integrazione. Cioè Trapani è proprio l'integrazione fatta a persona, che veramente è qualcosa di incredibile. Senza, lavorando sempre a testa bassa, non esponendosi mai più di troppo, stando sempre al suo posto, però poi i risultati poi si vedono sul campo. Chiudo parentesi. Mi ha chiesto in particolare un integratore, ma io ne ho due che utilizzo fino alla fine con alcuni atleti, specialmente atleti di taglie importanti, che è l'Energan intra-workout. Quello diciamo con nelle ultime 8 weeks, 10 weeks, io quello lo utilizzo 2-3 scoop durante l'allenamento, insieme abbinato a
alle AlphaTech, è un integratore che utilizzo durante l'intra-workout che si sorseggia, e pre-workout l'immancabile Flexotor, che secondo me rappresenta proprio uno dei pre-workout che uno dei pre-workout più completi e importanti, proprio perché comunque dà focus durante l'allenamento, e specialmente quando poi gli allenamenti iniziano ad essere a volume, quando gli allenamenti iniziano ad essere, diciamo, sotto gara, ci si arriva ad perdere un po' la concentrazione. Secondo me questi due integratori sono quelli, insieme allo Shuracan, che alterno tra Flexotor e Shuracan, per me rappresentano i due pre-workout, secondo me, più completi in assoluto, che non sono assolutamente simili, è l'Energan, una proteina oltre all'isofucine, che ovviamente resta quella, secondo me, top. Io faccio utilizzare molto le Hydrocarn, proprio per alcuni atleti, tante volte le faccio utilizzare come spuntino liquido, invece di alternare ogni tanto col pasto solido, e le trovo un'ottima alternativa. Per poi non parlare di quelli, ecco, come diceva anche Eugenio, di alcuni integratori che secondo me anche nelle persone che non si allenano, alcuni integratori che sono quelli salutari, che appartengono comunque alla lista di quegli integratori dovrebbero essere per tutti, e vita naturale durante, per omega 3, vitamina C, usare tutta la vita, vitamina D, ecco, un altro integratore, un ottimo, secondo me, mix che consiglio, colazione, pranzo e cena, quindi nei pasti principali, sono i tre integratori, che sono pino marittimo, vitamina K2D3 e bromelina, che insieme ho, in alcuni atleti ho anche riscontrato che abbassano un po' i livelli di ematocrito. Quindi questi integratori qua per me sono quelli che prediligo il più possibile durante le preparazioni. Le proteine, Giuseppe, le fai utilizzare fino a quanto? Le fai staccare oppure le fai utilizzare anche? Ma questo dipende tanto dell'atleta, no? Okay. Cioè, alcuni abbiamo portato le proteine fino alla fine, quindi le abbiamo lasciate tranquillamente nel post-workout, e altri ogni tanto, ecco, stacco le proteine isolate o idrolizzate e faccio utilizzare le protesamine, sia nel pre che nel post workout. Ma tutto dipende anche dall'atleta. Ci sono atleti che hanno arrivano a una forma molto in anticipo, quindi non hanno bisogno di staccare le proteine in polvere, ecco. Perfetto. Allora, questa è una domanda per Giuseppe, derivata un po' da un dato di fatto. Può sembrare un po' magari spocchiosa, ma non lo è. Allora, qual è stato il momento che hai capito di avercela fatta ad essere il coach più giovane di successo? I risultati sono sotto gli occhi di tutti, comunque. E c'è stato un momento particolare? Ma il momento particolare, secondo me, è stato nel 2018, quando per la prima volta abbiamo avuto in Italia, forse posso dire in Europa, l'entrata della Pro League, dove quel 2018 che ci hanno tenuto all'oscuro, no? Quella federazione IFBB, quella classica, per tanti anni gli atleti dovevano fare tutta la trafila, vincere europei, mondiali, per poi sognare questa pro card, che nessuno capiva come mai gli americani diventavano professionisti ogni weekend e noi europei, ecco, nessuno si sentiva, ecco, la vecchia federazione diceva: fai l'europeo, fai i giochi del Mediterraneo. Certo, quando c'è stato l'avvento della Pro League in Europa, mi ricordo, ecco, appunto quell'anno dove sono diventati professionisti 12 atleti, e in più ho qualificato all'Olimpia Petar e a Mazzolari. Sì. Che qualcuno sicuramente si ricorderà di Petar a Bari. Mi ricordo io, ero presente io. Primo pro qualifier, dove io non sapevo che il giorno dopo ci fosse la gara professionista classic, dove Petar vince l'assoluto, vince la pro card, il giorno dopo fa l'esordio tra i professionisti. Erano solo 5 professionisti. I classic all'epoca, cioè l'epoca 5 anni fa, si premiavano ancora linee, tiraggio. Petar era giusto, secondo me, ecco, quando uno dice si è trovato al momento giusto, al posto giusto, esatto. Poi mi ricordo che io non sapevo che lui
si fosse qualificato per l'Olimpia. Il giorno dopo mi ritrovo il telefono impallato di questa qualifica di Petar all'Olimpia. Quindi immagina che ti ritrovi un atleta amatoriale il sabato che il lunedì è qualificato per l'Olimpia. Cioè, lì non pensi sono bravo, lì pensi sono stato fortunato, sono stato molto fortunato. Però poi, ecco, Mazzolari va ad Alicante e vince su 28 atleti la gara pro. E allora lì, ecco, quell'anno è diventato pro Andrea Muzzi. Fa l'esordio, arriva quarto al Big Man Show in Spagna. Diventa pro Zagarella e comunque Tomas Ruggini. Cioè, ci furono Cavagnola. Tra l'altro tutti atleti diventati pro, non in Italia, solo due in Italia. E lì io ti devo dire la verità, cioè mi sono stretto la mano da solo, ho detto cazzarola, sono riuscito comunque a... Ecco, poi proprio quell'anno iniziarono a contattarmi tanti atleti stranieri, perché poi quando ti vedono in giro per il backstage è inevitabile, ti vedono dappertutto, insomma è inevitabile che ti cercano, ti scrivono e da lì poi è partito, diciamo, tutto. Il resto è storia, ecco. Per quanto riguarda Eugenio, domanda che magari non tutti sanno, e questa veramente mi incuriosisce tantissimo anche a me. Allora, Eugenio e Tony Freeman. Insomma, lascio Eugenio spiegare chi è Tony Freeman, magari tanti non lo sanno. Risulta essere stata la tua esperienza più importante come coach. Ci puoi raccontare come andò con Tony Freeman? Allora, con Tony è nato tutto per amicizia in realtà, perché un potere di social, no? Noi ci seguivamo su Instagram, lui aveva visto nel 2013 i risultati che avevo avuto con le mie gare, e mi chiese un po' chi mi ha seguito, come era andata la preparazione, e io gli ho spiegato che avevo fatto tutto da solo, come avevo gestito l'alimentazione, l'allenamento. E lui si è interessato molto, poi mi ha cominciato a chiedere dei consigli, dei suggerimenti, no? In quel periodo Tony praticamente aveva girato tutti i preparatori più famosi, era in fase calante della sua carriera, e ne aveva viste di Gott e di Grude. Ovviamente chi lo seguiva sa che era un atleta con un potenziale enorme, che purtroppo però non è mai stato trattato bene dalla federazione. Ecco, non si è mai capito. Anzi, io voglio aggiungere una cosa, magari non tutti sanno, però chi ha letto, magari Eugenio qua mi può dare conferma o meno, però credo di sì, chi ha letto Costruire la bestia perfetta, quel, diciamo, tra virgolette, quel rottame era proprio Tony Freeman, no? Quello che fondamentalmente, come prendere un bodybuilder distrutto, che poi credo sia successo tutto prima che conoscesse te, molto prima, e poi in quel libro spiegano come andò un po' la preparazione, no? Tony mi ha sempre parlato bene di Rea, sì, detto che è stato uno dei suoi migliori coach, al contrario di altri che non sopportava, non farò nomi, però di Rea mi ha sempre parlato bene. Quindi nulla, ha iniziato a chiedermi consigli, poi un giorno così da nulla mi ha chiesto: ma senti, ma perché non mi prepari tu per le mie prossime gare? Io voglio gareggiare per l'ultima volta, voglio farmi un po' di gare prima di smettere, mi piacerebbe che mi seguissi te. E io pensavo che mi stesse prendendo in giro, comunque che non fossi completamente serio. Però visto che insisteva, gli ho detto va bene, proviamoci. È iniziato così. Devo dire che si è sempre comportato da atleta modello. Quello che mi ha sorpreso era l'umiltà. Tu l'avevi preparato per gara per l'anno classico?
abbiamo fatto l'Arnold Classic, poi l'Arnold Brasile. Quindi erano Toronto, mi sa, 2014, 2015. Esattamente, se non sbaglio, lui insomma aveva fatto anche un buon piazzamento, ecco, cioè l'avevi portato in una forma. All'Arnold Classic siamo usciti dai sei, però l'Arnold in Brasile ha fatto quarto e poi il Toronto Pro terzo. Sono deriso anche perché non è che era un ragazzino. Sì, ma, molto, ero molto, molto soddisfatto della condizione che abbiamo avuto, però lì comunque parli di... Cioè, di un atleta ormai avanti con gli anni, gli avresti dovuto magari prenderlo prima, sì, con un atleta a fine carriera. Era 49 anni, Giorgio, però, geneticamente era mostruoso per come rispondeva ai minimi cambiamenti, certo, dell'alimentazione, di allenamento, una cosa che non ho mai visto, davvero mi sorprendeva ad ogni check, e poi la tranquillità, ti ripeto, l'umiltà che aveva Tony, davvero ti fa pensare che non è solo una questione di genetica, quella è la prova definitiva, perché tu puoi essere un fenomeno quanto vuoi, poi in tutti gli sport è così, no? Ci sono in tutti gli sport. La testa comunque fa la differenza, certo, soprattutto nel poi magari è anche vero una cosa, che preparando un fenomeno del genere poi magari ti trovi a pensare di avere appreso qualcosa di importante, poi la stessa, magari qualche stesso trucchetto lo applichi su un altro atleta, chiaramente non con quella genetica, magari può succedere il finimondo. No, pensare di riproporre quello che avevo sperimentato su Tony, su un atleta, era nella normalità, possibile, sarebbe stato da folli. Capito. Da folli proprio. Capito. Allora, domanda per entrambi. In termini di importanza, con che percentuale valutereste allenamento e dieta e perché? Può partire Giuseppe. Cioè, dovresti dare una percentuale, parlando di percentuali. 60% dieta e 40% allenamento. Ti dico questo perché io credo molto nei carboidrati, cioè i miei sistemi si attivano proprio su questo macronutriente, dove se non quando a volte ci sono atleti che non si fanno l'allenamento con me, sono atleti che insomma, dicono che hanno esperienza e quindi chiaramente si iscrivono all'allenamento da soli, e io vado molto in difficoltà perché preferisco sempre abbinare i due sistemi. Quindi per me sicuramente l'alimentazione, in tanti dicono che è l'80-90%, però io ti dico che personalmente senza un allenamento strutturato non riuscirei a fare poi un piano adatto a quel tipo di allenamento. Quindi per me è 60% allenamento e 40% alimentazione. Perfetto. Per quanto riguarda te, Eugenio? Beh, innanzitutto dobbiamo fare una distinzione, se parliamo di agonisti, di agonismo, sì. Se parliamo di agonismo, sì, sono d'accordo con Giuseppe, io ti direi anche addirittura 70-30, certo. 70 alimentazione e 30 allenamento. È ovvio però che devono essere correlati e studiati dalla stessa persona. Ecco, Giuseppe ha detto che lui si trova in difficoltà quando un atleta gli dice l'allenamento non lo faccio da me. Pensate a una cosa del genere, riallacciandomi al discorso di prima, se Tony Freeman mi avesse detto una cosa del genere. È un paradosso, nel senso che l'atleta, magari senza esperienza, che non è un professionista, che non ha mai avuto ottimi risultati, ti dice allenamento me lo faccio io. Tony Freeman invece è pronto lì ad imparare, a cercare comunque di capire, sperimentare,
Ovviamente questa è la differenza pure tra il campione e quello che non lo Chiaro. diventerà mai. Chiaro. Poi chiaramente io penso che Giuseppe, con tutti questi atleti, anche per quanto riguarda l'allenamento, magari cosa che penso io, no? Uno c'ha i suoi metodi, poi come un sarto dici: io ho queste carte a disposizione che sono i miei metodi. C'ho il mazzo, vedo l'atleta, vedo che cosa gli manca, magari è carente di spalle, gli aumento gli allenamenti di spalle, magari faccio fare uno o due richiami settimanali piuttosto che un allenamento di gambe, piuttosto che di dorso. Io penso che, ecco, per ogni atleta lo guardi, dici: no, a te ti manca un po' più di petto, a te ti manca la spalla, e di conseguenza poi gli metti gli allenamenti in base alle carenze. Ma io per questo motivo, quando gli atleti dicono mi iscrivo all'allenamento da solo, fondamentalmente in tanti vanno in palestra e fanno sempre le stesse cose, sempre quello che magari gli conviene a loro. Magari si fanno delle idee, sono convinti che fare lo squat non serve e quindi lo sostituiscono con la pressa, capito? Quindi alla fine si ritrovano a fare sempre le stesse cose e hanno. Presentano sempre gli stessi punti carenti ogni volta. Quindi fondamentalmente quello è il discorso. L'allenamento, secondo me, è ecco, come hai detto, è come un sarto che cuce l'abito. Se ci sono delle carenze, uno lavora su quelle carenze, anche perché ci sono delle categorie come Classic o come Men's Physique, che comunque, ecco, il Men's Physique in particolare ha due pose, il front e il back. In quelle due pose deve cercare di non avere carenze, di portare proporzioni, simmetrie, il giusto volume. Quindi tante volte bastano piccoli dettagli per migliorare alcune zone, no? Certo. E questa domanda vorrei anche approfondirla un po' con Eugenio, anche anzi la possiamo approfondire anche adesso in base a... Volevo chiederti, Eugenio, se a livello proprio di allenamento, quando facevi il bodybuilder, diciamo tra il 2013 e il 2015, e quando ultimamente sei tornato come classica, se a livello di allenamento è cambiato qualcosa nel tuo schema di allenamento oppure no? Beh, sì. È cambiato molto. Primo perché comunque mi sono invecchiato e secondo perché ho avuto diversi infortuni. Quindi ho dovuto riadattare. Io fino al 2016, quando ho vinto il mondiale, mi sono sempre allenato in monofrequenza, sotto gara 6 su 7. Sicuramente alta intensità, ma anche un volume molto elevato. Poi per le ultime gare addirittura mi sono allenato in monofrequenza 4 allenamenti a settimana, 2 per la parte superiore, in multifrequenza, e 2 per la parte inferiore, per le gambe, in mono invece. Io credo che poi questo sia fondamentale, no? Non esiste l'allenamento perfetto, il metodo perfetto sul singolo atleta, così come un allenamento che può funzionare per un periodo non significa che funzionerà per tutta la vita su quell'atleta. Andare a cambiare, a sperimentare, cercare di quanto più individualizzare l'allenamento E voglio è riallacciarmi al importantissimo. discorso Tony Freeman, che è una cosa che mi incuriosisce a me. Chiaramente stavi preparando un atleta sulla soglia dei 50, un atleta che sicuramente si sarà sempre Sì. allenato in un modo particolare, con i pesoni e quant'altro. Come Quarantanove, la tua 49. scheda di allenamento su Tony Freeman, come era impostata? Beh, lui si allenava in mono, lui si allenava in monofrequenza, un singolo gruppo muscolare per giorno, 6 su 7, volume alti, intensità media, perché poi con un atleta di 50 anni non puoi permetterti di dirgli porta tutte le serie a sfinimento e utilizza carichi nell'ordine dell'80-85% del massimale, perché
c'è il rischio di infortunio ad ogni allenamento, insomma, su quelle intensità lì. E quindi lui si allenava così. Sì. Io gli davo delle indicazioni, poi ovviamente non mi sono mai permesso di dirgli certo, carica certo, tot certo. O spingi di più su questo esercizio. Io gli davo la scheda d'allenamento, serie, ripetizioni e recuperi, e poi lui gestiva ovviamente. Allora, ecco, questa è una domanda per entrambi sempre, no? Entriamo nella psicologia. Allora, a livello psicologico, quali sono gli aspetti fondamentali che aiutano a vivere meglio questa disciplina, soprattutto sotto gara? Un approccio mentale sbagliato potrebbe compromettere il risultato finale. Qua ricordo alcune storie di Eugenio che comunque si vive veramente le gare in maniera comunque molto molto soft, molto easy, molto molto in relax. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere l'approccio giusto. Volevo chiedervelo a entrambi, ecco, come si dovrebbe vivere mentalmente la gara, la preparazione. E se questo lo chiedo a Giuseppe, se può aiutare proprio in termini di risultato finale. Io sono sereno, cazzo, arrivo al 100%, c'ho problemi e arrivo all'80%. Allora, Giorgio, io su questo posso dirti che diciamo in minima parte utilizzo questo termine, ho creato un metodo, no? Perché in questo io nelle ultime 8 settimane, 3 settimane, 4 settimane, anche il fatto di andare la sera prima della gara, andare tutti insieme a mangiare al ristorante, organizzare la cena con gli atleti, l'ho fatto anche in Svezia questo fine settimana, il fatto di portare gli atleti a godersi un filetto, mangiarsi un piatto di pasta o a mangiare un hamburger, il fatto di poi ecco, ridere tutti quanti insieme, per me tutto questo, oltre ovviamente ad abbassare il cortisolo, che sappiamo tutti che può essere un nemico, ma soprattutto io mi rendo conto, io ho passato da atleta le mie notti insonne guardando il soffitto, e nelle ultime mi ricordo che mi dicevano nell'ultima settimana stai con i piedi all'aria, non ti stressare troppo, cerca di fare il tuo allenamento, di tornare a casa, cioè da tutte cose che poi te li porti dietro, no? Ad arrivare al punto che poi capisci che sono tutte cose che alla fine non servono a niente, no? Perché io capisco riposare le ultime 48 ore, però viversi questo sport in maniera, questo stile di vita in maniera un po' più tranquilla, sicuramente non è andare in crociera, però ci permette, secondo me, di innanzitutto goderci il percorso. Io questo è quello che dico ai miei atleti, godiamoci il percorso. Se tu non ami quello che stai facendo, è giusto se tu lo fai per qualcun altro. Eugenio all'inizio ha detto una frase giustissima, l'ho fatto sempre per me stesso e non per gli altri. Oggi sembra che tutti lo vogliono fare per dimostrare sui social qualcosa a qualcuno, ma in realtà è uno stile di vita che ti porta spesso ad isolarti, però se lo si vive nella giusta maniera, organizzando allenamenti, io organizzo allenamenti con gli atleti, oggi c'erano 5 atleti, allenamento, caffè, chiacchiera, risata, e la giornata in scarica diventa una giornata diversa, che poi l'atleta si motiva, c'è il viaggio, andiamo tutti insieme nello stesso albergo, cioè tutte queste cose secondo me in uno sport individuale possono creare unione, e io, su questo diciamo che ecco, poi ci sono persone, su questo ne ho parlato pure in privato con Eugenio, proprio quando era tipo a Vienna, cioè lui mi ha in confidenza mi ha detto ho preparato questa gara in un mese e mezzo praticamente anche godendomi ecco qualche calice, ma perché lui sa anche di essere fortunato in termini di metabolismo, però ci sono anche atleti che magari partono di base che sono fortunati, che sono ectomorfi, però non riescono a comprendere che magari durante la preparazione se la devono vivere in maniera più tranquilla, perché poi quando ti ritrovi a gare importanti vedi che gli atleti professionisti, quelli seri, sono rilassati, e poi vai alla gara in regional in Italia, vedi questi sguardi cagneschi, questa gente che se la vive male, lì capisci che insomma
c'è qualcosa che non va. Quindi diciamo che in questo ho cercato di mettere da parte tutti quelli che sono i lati, diciamo, negativi che non possono aiutare l'atleta nel percorso. Credo che si possa vivere questo stile di vita in maniera tranquilla. Ti piace quello che stai facendo, scegli una data, ti prepari, sei motivato, nessuno ti sta obbligando e via. Ciao Piero, ci vediamo domenica. Io penso che anche per Eugenio, insomma, la stessa cosa, no? Di come ti vivi le gare. Ma io devo essere sincero, Giorgio, sono sempre stato molto fortunato perché potendomi permettere di mangiare sempre tanto, non ho mai sofferto veramente la fame. E quello fa la differenza, nel senso che ho dovuto purtroppo seguire atleti che devono mangiare poco, specialmente quando vuoi rientrare in categorie che non ti appartengono. Se tu vuoi fare il classic in off season pesi 15 kg sopra il peso gara, c'è poco da fare, specialmente se poi la composizione corporea è buona, nel senso se c'è poco grasso devi perdere 15 kg, ti puoi inventare quello che ti pare, ma non devi mangiare, quella è la prima cosa. E quindi là poi quando purtroppo mancano i carboidrati il cervello funziona poco e stai male perché subentra anche comunque una depressione, cioè c'è poco da fare. Questo genere di lì c'è due scelte, no? O ti rendi conto che questo sport, o almeno quella categoria, non fa per te, almeno questo è il mio punto di vista, e quindi cambi categoria o smetti di gareggiare, oppure ti incaputisci, però incaputendoti non è che avrai chissà quale risultato, no? Perché sì, magari poi vinci la gara, però se non è un qualcosa di sostenibile sul lungo periodo, tu puoi anche diventare professionista, ma poi che fai? Cioè, ogni volta una battaglia, ogni volta un stress enorme, per quale, cioè, è un po' come ci vuole, lo dicevamo prima, no? ci vuole la genetica, ci vuole la testa. Se c'è uno senza l'altro puoi far bene, se c'hai l'altro senza il primo puoi fare comunque bene, ma per eccellere ci vogliono entrambi. C'è poco da fare. Per quanto riguarda le esperienze, ecco, volevo chiedere, domanda magari un po' insolita, l'esperienza più brutta che vi è capitata, Peppe da coach e Eugenio da atleta. Partiamo con Giuseppe, dai. Allora, l'esperienza più brutta è stata a Lione nel 2019, non so se ti ricordi, Giorgio. Come no? Scusami, a Nizza. A Nizza era. A Nizza. Pazzesco. Dove portai 17 atleti, era tutto organizzato, come sempre, stesso albergo, atleti motivati, in forma. Così all'improvviso arrestano il promoter. Arrestano il promoter, arrestano tutta l'organizzazione e praticamente ci ritrovammo fuori a questo palazzetto alle ore 16 che c'erano tantissimi atleti e questo palazzetto non apriva, a che arrivarono una serie di pattuglie ovviamente a portare la notizia che la gara era stata sospesa per arresti durante la notte. E questa fu, secondo me, ecco, una delle esperienze non brutte, ma molto negativa, perché poi gli atleti cercavano, avevano pagato la gara, avevano pagato comunque l'appartamento, l'hotel, colore, quindi ti immagini che con una situazione del genere l'atleta o molla, o inizia a mangiare, non smette più, e io quindi mi ritrovavo a mettere insieme i pezzi, e poi mi ricordo che chiedevo informazioni alla FBB
in Pro League Italia, che appunto non ci davano informazioni. Gli atleti poi mi chiedevano tutti i giorni di questo rimborso dei 300 euro per l'iscrizione. Quindi quel fu un periodo un po' mai particolare. Avuto, mai avuto, giusto? No, perché, insomma, che la gara non all'improvviso insomma, arrestano il promoter, non è una cosa che si sente. Non succede tutti i giorni. Infatti, ci fu sto scandalo. E quella è stata un'esperienza non bella, sia per me che per i ragazzi che in quel momento dovevano gareggiare. Ti ricordi, no? Come no? Mi ricordo, sì. Ricordo anche Cattoni, che era disperato. Te, Eugenio? Per adottare. Immagino un atleta come possa vivere una situazione del genere. Diciamo che per coach è pure semplice. Non c'è lo stress della gara. Il lavoro che ho fatto. No, per me sicuramente è stato il Due Torri, cos'era, 2011, che non sono riuscito a gareggiare, praticamente ho avuto una fortissima colica intestinale, in uno stato che già era di disidratazione, perché in quel periodo, allora forse questo non l'ho raccontato prima, io ho gareggiato nel 2013, ma avevo provato a fare delle gare nel 2011, preparato da un amico dell'epoca. Non ho mai avuto preparatori veri e propri. All'epoca, però, nel 2011, quando decisi di fare le prime gare, mi ero affidato ad un amico che aveva gareggiato ad alti livelli in passato, e quindi diciamo le prime gare le ho fatte con un preparatore. Però lui era un preparatore vecchia scuola, sai, proprio di quelli cresciuto con Milos Sarchev, quindi tutte cose un po' particolari, strane, ecco. Tecniche, un po' particolari, difficili, vecchi, anche. Diciamo, e quindi aveva affrontato una preparazione molto, molto difficile. Tant'è vero che avevo perso qualcosa come 28 kg, non sto scherzando ragazzi, 28 kg, per fare il Body Evolution al Due Torri. Per arrivare a quel peso ero anche molto disidratato. E la notte prima del peso, della registrazione a Bologna, ricaricando con cioccolate e cose varie, ho avuto una scarica intestinale di quelle proprio terribili, ragazzi, dei dolori allucinanti, e lì ho perso quei pochi liquidi che mi erano rimasti, compresi tutti i sali minerali che avevo in corpo, quindi ho avuto inizialmente mi sentivo molto stanco, molto affaticato, poi più passava il tempo più non riuscivo a più mi muovevo a fatica, ma ho iniziato proprio a percepire che c'era qualcosa che non andava quando dovevo ricaricare, dovevo mangiare, e non riuscivo a masticare, non riuscivo a mangiare, perché mi faceva male la mandibola. Mi dici, come ti fa male la mandibola? Non riuscivo a avevo i muscoli della mandibola stanchi, non riuscivo proprio a masticare il cibo, e poi ho cominciato a non riuscire a camminare, insomma, per farla breve, sono rimasto completamente bloccato a letto, immobile, cioè come un malato di SLA, di una malattia neurodegenerativa. Ovviamente ambulanza, mi hanno portato al proprio soccorso a Bologna, analisi, e c'avevo il potassio a 2,5. Il potassio 2,5 significa rischio morte, per collasso, perché non c'è proprio la pompa sodio-potassio. Se ben ricordi una situazione del genere, un collasso, che poi è fondamentalmente un collasso, capitò anche a Paul Dillett all'Arnold Classic 94, che praticamente rimase paralizzato sul palco e l'hanno preso al volo, no? Rimani proprio, cioè il muscolo non cammini più, rimani paralizzato e caschi per terra, stessa cosa, pazzesco. Esatto. Dalle analisi uscì appunto questo enorme deficit di potassio, però tutto il resto era abbastanza
abbastanza ok, quindi mi hanno tenuto una notte facendomi una flebo di potassio. Il giorno dopo, la cosa bella è che io durante la notte, io ero immobile a letto, l'unica cosa che riuscivo a fare ormai era solo guardarmi intorno, avevo certo. anche difficoltà a parlare, che non si contraevano i muscoli, non si potevano contrarre i muscoli della bocca, non si muoveva la lingua, cioè una cosa veramente fuori dal comune. Però con la flebo di potassio in vena, durante la notte, piano piano sentivo risvegliarmi i muscoli, quindi hanno iniziato proprio dai muscoli, dalle dita, dei piedi, poi dalle mani, poi piano piano riuscivo a sé. È stato come, in un certo senso, scongelarsi, no? Uscire da uno stato di congelamento. E al mattino stavo benissimo, mi hanno rifatto le analisi, il potassio era tornato nel range. Però è stata veramente un'esperienza molto brutta, posso dire, di aver vissuto quasi 20 ore da non ti dico coma, ma è peggio perché molto pericoloso, sei cosciente di tutto, però non riesci a comunque fare nulla. Molto pericoloso, infatti se fosse stato che ero così giovane, sicuramente avrei rischiato molto. Sempre legata a questi discorsi, Eugenio, no? Mi voglio riallacciare a un'altra domanda. Poi per le gare successive, anche credo l'ultima, quanto è difficile essere il coach di se stesso? Allora, inizialmente è difficile perché non ti conosci e quindi devi sperimentare, devi provare. Ci vuole molto, molto equilibrio e molta obiettività. Ti devo dire, nel mio caso, io sono molto autocritico, quindi questo ha aiutato molto, nel senso che io non mi vedo mai troppo bene, però non sono nemmeno uno che dice: oh, sono una merda, do vado, faccio schifo. Rimango abbastanza bilanciato, ecco. Quindi poi questo mi ha aiutato molto sicuramente nelle preparazioni. Nell'ultima gara, dopo 7 anni, ti devo dire che ha pure giocato però un piccolo scherzo, nel senso che è vero che l'ho vissuta molto, molto in maniera rilassata, come avevo detto a Giuseppe in privato. Per me è stato un mettersi in gioco, proprio un divertimento. Però poi, guardando indietro, riflettendo su quello che ho fatto, è stato davvero diciamo un'esagerazione quella di voler pensare di riuscire ad arrivare in una condizione tale da vincere la gara e preparandosi solo in 4 settimane realmente. Quindi sicuramente la mia esperienza mi ha aiutato a portare una condizione all'altezza, però non da eccellere. Perché? Perché primo, non mi sono impegnato, e secondo, forse ho sopravvalutato le mie possibilità, visto che ero stato fermo 7 anni pensando di fare quello che avevo fatto prima, e poi qua Eugenio, giusto per magari mettere anche, mi ricollego a una domanda che ti avrei fatto successivamente, no? Cioè, siccome tante persone dopo quella gara subito a dire: ah, ma guarda come si è presentato, ah, ma di qua, ah, ma di là, cioè stiamo parlando comunque di un atleta che nel 2013 credo che insomma abbia portato una condizione tra le migliori, parlo di condizioni mai viste insomma in tutta la storia del bodybuilding, e parliamo di condizioni a livello italiano, sì. negli ultimi 10 anni. Cioè, le persone non hanno capito due cose. La prima, che innanzitutto spieghiamolo, che per fare un pro qualifier in quel periodo c'era, se non sbaglio, gli MPC Master, si deve fare per forza un regional, si deve fare per forza un regional, e tanti magari fanno in questo modo, fanno l'iscrizione e poi non salgono sul palco, mentre invece Eugenio si è messo in una situazione
quasi da esibizione, ecco, avrebbe potuto fare un'esibizione, doveva salire per poi puntare alle gare successive e lo ha fatto. Se mi avessero permesso di fare di fare i master senza fare la qualifica, io sarei andato diretto, però mi hanno detto devi fare, allora non mi andava di fare schiariche, non mi andava di fare esperimenti, perché avevo un tempo molto ristretto, io avevo 4 settimane. Se mi fossi messo a fare le schiariche, le ricariche, dopo 2 settimane avrei fatto un casino, non sarei mai arrivato in condizione nella gara ai master. Quindi l'ho presa molto, molto come uno scherzo, no? Tant'è vero che addirittura ho fatto due categorie lì. Poi la cosa si è aggravata pure perché praticamente non, io pensavo di uscire in un orario, invece non hanno fatto le routine, le hanno fatte, hanno prima fatto tutti i confronti e tutte le routine le hanno svolte dopo tutti i confronti, quindi praticamente il tempo delle routine che io ho calcolato in 1 ora e mezza, 2 ore me lo so perso, e quindi pure tutta l'organizzazione pre-gara, tant'è vero che qui mi chiamano e mi dicono sul palco, ma io stavo in camera. Ma allora, il discorso è questo, Eugenio. Allora, poi chiaramente nella gara successiva, se non sbaglio, poi era quella in Austria, chiaramente forse sei arrivato a, non ti dico al 100%, a un 75-80% di quello che può essere veramente Eugenio. Quindi ecco, diciamo che hai chiuso la bocca a un po' di persone proprio in quella gara lì, anche perché una persona dopo tanti anni che non sale sul palco, sfido chiunque. Anche i master non stavo male, c'era pure Giuseppe ai master a Roma, ai master non stavo male, purtroppo pure lì stavo un pelino meglio prima di salire sul palco, lì invece sono andati un po' lunghi, io purtroppo c'ho la fissa di voler, anche con gli atleti, chi seguo lo sa, programmo tutto nell'ordine, certo, proprio dei 10 minuti, 15 minuti, quindi la ricarica del giorno della gara con i liquidi e tutto è proprio molto, molto precisa. Il fatto è che durante queste gare qui, specialmente queste della Pro League, dipende tutto dal capo giuria, quindi poi alla fine se gli gira che vuole cambiare il palinsesto, certo, uno s'attacca. Basta vedere l'Olimpia, ma Eugenio l'ha fatta all'Olimpia, figuriamoci un po', esatto, se non lo fanno a queste gare qua. Esatto. Gli atleti non sapevano se il giorno dopo ci sarebbe, se la finale sarebbe tutti o meno, cioè pure lì. Allora, una domanda per Giuseppe. Allora, i fallimenti riscontrati sulla propria pelle durante l'attività agonistica possono servire a non commettere gli stessi errori sugli altri? Assolutamente sì, Giorgio. Io mi reputo, come ho sempre detto anche in altre situazioni, un atleta mediocre, ma semplicemente, forse probabilmente qualche condizione buona l'ho portata quando riuscivano ad azzeccarmi la ricarica, no? Perché poi diciamo che in quegli anni, tu ricorderai, siamo amici da tanto tempo, che una settimana prima della gara, anche 3 giorni prima, ero abbastanza in forma, poi arrivavo in gara e avevo sempre una condizione, parliamoci chiaro, di merda. E quindi tutti questi, diciamo, errori che sono stati commessi, che poi alla fine erano errori elementari, che io in quel momento cercavo anche di alzare la mano e dire: guarda, probabilmente non mi staccare il sale del tutto, non mi abbassare l'acqua, perché io credo che la fisicità di un atleta, tu la se hai esperienza lo capisci che un atleta risulta di più quanto è idratato, e poi ci sono atleti che magari, ecco, anche se staccano l'acqua tanto tempo prima o abbassano il sale, portano i tagli profondi. Io quei tagli profondi non l'ho mai avuti. E quindi io avevo questa caratteristica di avere il fisico tondo e nessuno riusciva mai a capire che io dovevo arrivare in gara idratato. Sì. Magari non strappato, però per la mia fisicità sicuramente il compromesso giusto era portare questa condizione, diciamo che col tempo comunque poi raggiungendo quella pelle giusta, quella maturità muscolare, mi portava ad avere questo aspetto
diciamo, pieno e qualitativo. Questi errori, e spesso io questa cosa, perché i miei vecchi preparatori, alcuni anche abbastanza, diciamo, famosi in Italia, hanno sempre detto che io in qualche modo li dovevo ringraziare. Io li ringrazio per avermi insegnato le cose da non fare, come ho sempre detto, perché si arrivava alla fine che era tipo un sorteggio, no? Cioè, li vedevi in difficoltà, che non sapevano. Quando tu prepari un atleta, dopo 6 mesi, tu sai l'atleta nelle ultime 48 ore quello che ha bisogno e quello che necessita. Cioè, se nelle ultime 48 ore mi sbagli la ricarica, mi sbagli alcuni passaggi, ti rendi conto che... Allora, io in base a quei passaggi, oggi ti posso dire che difficilmente capita che posso sbagliare ricarica. Atleta, a meno che non sono atleti che tante volte fanno di testa loro, che spesso accade, e quindi ti dico che gli errori passati da atleta mi sono serviti, perché oggi evito completamente alcuni passaggi che secondo me nel bodybuilding per chi lo mastica sono pure elementari, non sono passaggi difficili da comprendere. Ripeto, specialmente quando l'atleta è preparato per 4-5 mesi, arrivi alla fine che conosci realmente ogni passaggio. Però ti dico che quegli errori sono serviti, mi sono serviti, anche perché c'erano degli anni dove io realmente ci credevo in quello che facevo. Degli anni che tu ricordi, anche nel 2009, quando stavamo a Como, a Cernobbio. Cioè, insomma, erano anni che io credevo in quello che stavo facendo, quindi non c'era tutta questa possibilità come c'è oggi, perché parlando solo di 13 anni fa non c'erano, comunque la Pro League non esisteva, e l'unica federazione che c'era era quella, ce n'erano altre, però insomma anche lì le gare quelle erano. Oggi comunque ti trovi a fare qualche pro qualifier, ecco, tipo in Svezia la categoria 80 kg e 90 kg c'erano 5 atleti per categoria, certo. E quindi ci sono anche atleti che magari vanno in Svezia, si fanno gli 80 kg, arrivano sul podio e possono dire che hanno fatto un podio in terra svedese, per dire, no? Noi questa possibilità insomma non c'è mai stata, perché fondamentalmente quando c'era la qualifica a qualche gara estera, europei, Arnold, 40 atleti per categoria, era complicato fare un piazzamento. Ma voi ne sappiamo qualcosa, no? Figurati, 52 atleti sul palco dell'Arnold Classic 2013 in Spagna. Tu feci era impossibile. I 90 kg, io feci gli 80, che c'era anche Zuccaro ed erano 36 atleti. Quindi incredibile. Un attimino diverso rispetto ad oggi, comunque in un fine settimana magari ci sono 3 pro qualifier. Pazzesco. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda l'allenamento, altra domanda per entrambi, partiamo con Eugenio. Quanto contano i grossi carichi ipertrofici per te? Beh, secondo me molto, perché dice la scienza, dicono le evidenze scientifiche, dobbiamo allenarci con carichi submassimali, quindi per me è fondamentale. Poi ovviamente, come ho detto prima, tutto da portare all'individuo. Se parliamo di atleti che hanno subito infortuni, sono più in là con l'età, tutto va ridimensionato. Però sostanzialmente i carichi submassimali sono... Credi che questa situazione sia importante anche per le donne? Non so, una donna che deve far crescere, che sono le gambe, i quadricipiti, cioè sia importante il carico in questo caso oppure no? Allora, ovviamente dipende dalla categoria. Se c'è da fare un lavoro importante per gareggiare, ne so, in una wellness dove c'è uno sbilanciamento netto tra l'upper e lower body, i carichi pesanti sono fondamentali. Cioè, è tutto un discorso per quanto riguarda il
legata solo al lower e non all'upper, cioè sono due tipi di allenamenti diversi, presumo. Pesante, certo. Sulle gambe, certo. E magari sulla parte alta tanto volume in modo anche da sfruttare, certo, il lavoro. Giuseppe, no? Invece penso che sei d'accordo, no? Anche a giudicare da come ti allenavi tu, da come fai a allenare. Assolutamente. Eri molto nell'old school. Mi porto dietro un'ernia addominale, un'altra ombelicale, certo, da operare prima o poi. E quindi insomma diciamo che i carichi i fondamentali nei miei programmi non mancano mai, okay. Anche sotto gara, insomma, anche se c'è quel poco di carburante, il primo esercizio appartiene sempre al fondamentale, che secondo me è proprio quello che, ecco, poi è in alcune categorie, ecco, se parliamo di categorie femminili, come diceva Eugenio, cioè tra la wellness e la bikini c'è una bella differenza, anche perché poi la bikini, se è troppo, diciamo, a questo aspetto troppo ipertrofico, viene penalizzata, quindi devi stare attento con gli allenamenti, certo. In alcune parti del corpo magari c'è una parte che risponde di più, un'altra di meno, però comunque durante l'anno in linea di massima dall'inizio alla fine i carichi sono importantissimi. Io ancora oggi mi alleno 3 volte a settimana, quello che riesco a fare sono sempre i fondamentali, che alla fine, secondo me, sono quelli che contano, quelli che hanno creato il vero bodybuilding. Perfetto, perfetto, ottimo. Allora, io adesso, insomma, abbiamo fatto quasi 1 ora e mezza, volevo concludere con una domanda, ecco, che può essere una domanda rivolta ad entrambi, che può essere motivazionale per i giovani che si affacciano a questa disciplina, no? Visto che ultimamente si parla sempre di giovani da tutte le parti. Volevo chiedere a voi un consiglio vero, reale, no? No, non farlocco, che potrebbe davvero servire a un giovane che si affaccia a questa disciplina, cioè al mondo proprio delle gare, partendo magari da Eugenio. Come può sembrare retorica, però l'ho già detto prima, secondo me fa la differenza il voler allenarsi per se stesso. Se si cerca di dimostrare a qualcuno di essere superiori, di essere migliori, spesso, nella quasi totalità delle volte, si finisce per abbandonare, perché manca la motivazione vera, quella, il fuoco dentro, no? che ti spinge, la passione. Però prima di abbandonare poi commetti pure un sacco di cavolate. Quindi questo sport può regalare tante soddisfazioni, così come può regalare delusioni e problemi. Siamo in un'epoca in cui sicuramente i social giocano un ruolo importante, possono essere fonte di motivazione così come fonte di informazione, però si dovrebbe pensare sempre che i social sono una grande anche fonte di manipolazione, nel senso che chiunque può dire la sua e chiunque può far credere a qualcuno che quello che sta dicendo sia la verità, sia la realtà. Per me è importante che chi si approccia, specialmente se giovane, a questo ambiente, lo faccia con occhio critico, quindi è quello che cerco di fare sempre, mostrare un altro punto di vista sui personaggi più in vista o più, diciamo, critici del settore. Questa sera, Eugenio, cioè, lo hai veramente dimostrato, ecco, con questa diretta, dove magari qualcuno si aspettava chissà che cosa, invece è stata una diretta tecnica, una diretta che può essere presa
da spunto da tanti ragazzi, perché comunque consigli, gli aneddoti, le chicche ci sono state. E quindi magari per chi pensava che Eugenio era solamente satira, era solamente quello che attacca, quello che fa, magari visto che ci hanno guardato più di 500, tante persone secondo me dovrebbero un attimino ricredersi e aprire un po' gli occhi. E qua chiudo parentesi. Giuseppe, invece tu che cosa consiglieresti? Ma innanzitutto io vedo che, ecco, tanti giovani fanno questo sport, hanno questo stile di vita, si svegliano al mattino come se ogni giorno è una sfida con qualcuno, col prossimo, che poi non si sa mai chi è. Ti posso dire che io nel mio team, negli ultimi anni, ho avuto gente che è venuta in punta di piedi in maniera educata, in maniera molto umile, dopo un anno o due, con qualche vittoria, sicuramente con qualche follower conquistato, sono partiti e ad oggi alcuni a volte scrivono anche delle battute infelici. Allora, ecco, noi apparteniamo un po' a quell'epoca che secondo me richiama un po' gli anni 90 e 2000, abbiamo vissuto l'epoca dei non cellulari, abbiamo vissuto l'epoca del bodybuilding, quello comunque, insomma, con questo non voglio fare il nostalgico, perché noi siamo comunque giovani, io e Genio siamo coetanei, apparteniamo ad un'epoca e quindi oggi possiamo raccontare in maniera, secondo me, giusta, educata e rispettosa, che questo stile di vita si può vivere con tranquillità, senza fare attacchi, senza, cioè fare attacchi intesi insomma in maniera tranquilla, senza essere tra di noi, che bodybuilding alla fine ci sono i vari team, d'accordo, ci sono le persone che si allontanano, le persone che entrano, però vedo troppa gente che cammina 3 metri da terra inutilmente e poi si sentono tutti già arrivati, e questo secondo me è un grande problema, perché noi siamo partiti con le giuste situazioni, le molliche, no? E questi invece si ritrovano che hanno tutto subito, magari fanno un pro qualifier, vincono la pro card, iniziano a diventare, a dare consigli sui social come se niente fosse, e magari tu che mastichi questo settore da un po' di anni, quasi quasi ti mettono anche a paragone, ma noi conosciamo la storia di tutti. Quindi il consiglio che rivolgo a questi ragazzi in particolare è quello di riflettere un attimo su quelle che sono i social, su quelle che sono le vostre, diciamo, di non solo apparire ma di essere. Io qua voglio un attimino ritornare al discorso Eugenio. E siccome ci sono tante persone che proprio millantano, davvero, anche non atleti, millantano vedere un sapere che non è, vendono veramente del fumo, Eugenio con la sua comicità, simpatia, satira, magari ne smaschera 2 o 3, i soliti magari, però questi 2 o 3 poi fondamentalmente hanno varie fotocopie, sono a centinaia, quindi ragazzi, anzi, seguendo le storie di Eugenio, veramente, vi trovate, Eugenio vi mette in guardia su personaggi, su vari personaggi che dovete evitare. Semplice. Semplice. Vabbè, sicuramente questa... Soprattutto, ecco, Peppe, persone... quelli che, insomma, sono proprio al di fuori del settore... ci sono ritagliati questa fetta, tra virgolette, di notorietà grazie esclusivamente ai social, e chiaramente alcune volte vanno proprio a creare dei danni, non dico agli atleti, vanno proprio a creare dei danni a quella fetta. Ma di persone io che si che affacciano, non hanno... magari anche i giovani che si affacciano per la prima volta, i giovani, magari persone che con delle problematiche, vanno a creare problemi, queste persone vanno a creare problemi. Sono persone che non appartengono, hanno niente a che vedere col bodybuilding, girano intorno al bodybuilding, esatto. Parlano di bodybuilding, magari arrivano anche ad avere grandi visualizzazioni, però ecco, io poi spesso dico sempre la stessa cosa,
quando mi ritrovo nel backstage, io tutta questa gente non li vedo. Dove stanno? Cioè, capito? Quindi alla fine poi il bodybuilding operativo agonistico, quello che insomma il lavoro sporco tra virgolette lo facciamo noi, questi che poi vogliono parlare di bodybuilding, allora io ti penso che ognuno nasce sotto una stella e ognuno deve fare quello che è capace di fare. Cioè, questi parlano di bodybuilding senza viverlo, magari ecco montando un video in maniera seria, e anche questo poi è un po' la parte tra virgolette negativa di quello che accade sui social negli ultimi periodi, perché ci sono tante persone che montano i video in maniera particolare vendendoti qualcosa, sembrano quasi video di mondi al casa, ti ricorderai, e quindi insomma tutto questo per poi alla fine della fiera non conta niente, perché poi dove stanno tutti questi risultati, persone portate in gara, persone insomma con programmazioni finalizzate, cioè dove stanno? Però questi tante volte sono quelli che magari hanno più visibilità rispetto a chi veramente mastica. Io nel mio piccolo penso anche te, come Eugenio, io cercherò sempre di mettere in guardia davvero i ragazzi per il poco che posso fare. Comunque secondo me è una cosa buona anche mettere in guardia le persone. Giorgio, permettimi di dire questa cosa e questo chiudo, e sicuramente Eugenio sarà d'accordo su quello che sto per dire. Allora, i grandi ambasciatori italiani del bodybuilding in Italia, che ovviamente cercano di avvicinare al nostro sport, almeno così pensano di fare, alla fine io di queste persone non vedo nessuno, dico nessuno, sulle gare, non ci sono. Allora quando parlano di bodybuilding e che vogliono avvicinare gente giovane a questo settore, ma dove stanno? Cioè dove stanno? Allora io vedo solo gente diciottenne, ventenne, ragazzini che vengono spillati soldi inutili, ok? Per raccontargli che cosa? Io questa cosa la dico in diretta, magari insomma non ho problemi, perché tanto alla fine portare atleti in gara, secondo me oggi è la cosa più difficile, portare tanti atleti in gara. Avvicinare gente a questo sport significa, visto che ci sono varie categorie, anche far fare un esordio ad un ragazzo, portarlo ad una gara, fargli fare un'esperienza, portare la famiglia dietro, la ragazza, e godersi il fine settimana agonistico. Questo significa magari preparare bene un ragazzo e fargli capire come bisogna vivere questo stile di vita, e non montare video e non cercare di proclamarsi i grandi ambasciatori del bodybuilding in Italia, quando poi vado sulle gare e tutta sta gente io non la vedo. Allora, Giuseppe, se stiamo parlando di bodybuilding, ti ripeto, come ti ho detto all'inizio, che cosa porta Linfa Vitale al bodybuilding in Italia? Gli atleti, perché gli atleti fanno le gare, gli atleti pagano le iscrizioni, e grazie agli atleti se un promotor, un organizzatore riesce a organizzare una gara. Questo è il discorso. Gli atleti, i genitori degli atleti, gli amici vanno a vedere le gare e pagano i biglietti. Questo porta Linfa Vitale. Non le chiacchiere, questo è il bodybuilding, se vogliamo parlare di bodybuilding. Poi se vogliamo parlare di wellness e benessere, allora alzo le mani, però visto che si parla di bodybuilding, la Linfa Vitale è questo. Ma Giorgio, il proclamarsi ambasciatori di bodybuilding, quindi avvicinare, andare a parlare nelle palestre, nelle scuole, e avere poi una squadra di persone che hanno creato comunque creano un team dove tu vuoi gareggiare, d'accordo, allora andiamo a gareggiare, ma dove? Dove li portano sta gente? Cioè io non li vedo. Ci sono stati già due regional e due pro qualify, io non ho visto nessuno, e io ero presente. Germania, Svezia, Bologna, non c'era nessuno. Quindi questo è quello che secondo me è una cosa da dire, perché questo appartiene alla parte dell'esaltazione di persone che magari esaltati, alimentati da varie situazioni, si sentono. No, sono d'accordo. Questo era doveroso. Giuseppe, girare reels e partecipare a podcast è molto, è molto faticoso. Hai ragione. Niente, ragazzi. No, ma poi, Giorgio, ecco,
fatto è che per quello poi abbiamo sempre meno atleti in Italia, perché poi l'atleta non guarda Samu Dauda, non guarda Bumstead o non guarda Cambronero, non guarda Calderon, cioè questi ragazzi, cioè noi quando abbiamo iniziato, cioè avevamo ognuno di noi un atleta che ci faceva emozionare. Cioè, quindi oggi questi guardano che vogliono diventare Tizio, perché Tizio ha tanti follower, perché Tizio comunque riesce a chiamare gente. Quello è il bodybuilding, poi muore, no? Perché non si impegnano. Cioè io ho gente che vuole somigliare ad altre persone, invece di pensare che magari, ecco, io solo questo so fare nella mia vita, non so fare nient'altro, quindi mi concentro su questo e cerco di fare io questo. Io penso che quello che sta dicendo Giuseppe è molto importante, perché poi alla fine, ad oggi, i ragazzi che vengono ispirati da queste nuove figure non guardano tanto i risultati dell'atleta, guardano quanto questo è famoso, ha visualizzazioni, è conosciuto. Se noi prima stravedevamo per chi faceva risultato, perché comunque arrivava in quelle top 5, no, all'Olimpia, adesso vengono presi come esempi alcuni atleti che a livello agonistico valgono zero, cioè non hanno risultati. Ci riallacciamo col discorso che ho fatto prima sui social, no? No, della volta veramente sembra quasi che parlare di queste cose sia, non lo so, ma Giorgio, io penso che dire delle eresie, ma sicuramente, allora, sicuramente davanti a questo passaggio alcuni possono pensare al sentimento dell'invidia, della gelosia. Sinceramente, insomma, mi sono creato quello che mi sono creato, e io lo posso dire questo perché io giro i backstage dell'Europa e dell'Italia, e io ripeto e ribadisco che non incontro queste persone con a portare atleti. Allora questa è una cosa che io posso dire, io mi soffermo su questo, e quando un ragazzo talentuoso ventenne non ha la bava agonistica per arrivare, e quindi sogna di essere influencer, imprenditore, preparatore, e non si concentra, motivatore. Non si concentra ad essere atleta, niente. Cioè, quindi per quello il bodybuilding va alla deriva in Italia, e noi avremo sempre questi arabi egiziani che vivono del niente e che però arrivano ad alti livelli. Cioè, il motivo è questo. Basta vedere i professionisti che abbiamo in Italia, la maggior parte insomma è tutta a pensare al like, a quello che bisogna scrivere per attirare gente, all'orario giusto per mettere il post. Cioè, queste sono cose che può fare Chiara Ferragni, che vive di questo, ma l'atleta che insomma deve masticare il bodybuilding, e questo è poi quello che insegnano fondamentalmente, la verità. Esatto, sono d'accordissimo, giusto. Niente ragazzi, abbiamo fatto quasi 2 ore di diretta, io direi che abbiamo... Perché fare un influencer? Abbiamo... Dopo questa diretta uno se ne rende conto. Ma guarda, io penso che dopo questa diretta, con quello che... anche ci sono stati anche degli spunti di riflessione alla fine, diciamo che è stata una diretta a 360 gradi, a mio avviso costruttiva. Poi ognuno è libero di ascoltare la diretta e poi insomma riflettere, no? Ma riflettere. Ma sai che c'è, Giorgio? Il bodybuilding è come tutti gli sport, ha i suoi tifosi e i suoi atleti, così come nel calcio ci sono le tifoserie e le squadre di calcio. Quando uno è tifoso di una squadra, così come quando è tifoso di un atleta, è difficile che questo cambi idea. Quindi chi è tifoso di Giuseppe, chi è tifoso mio, non dirà mai Giuseppe ha sbagliato, Eugenio ha sbagliato, cambio idea, che delusione di qua di là. Però poi quando la singola persona
riflette, se è intelligente, capisce che ci sono tanti avvenimenti che possono far cambiare idea e far ricredere su determinate cose. Ecco. Tutto questo per chiudere e salutarvi. Niente ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato. Sì, la diretta sarà salvata. Niente. Grazie Giuseppe, grazie Eugenio, ringraziamo grazie. Giustamente grazie. Anche in primis con l'azienda. Niente, speriamo che abbiate apprezzato tutto ciò. Per il resto. Ciao Eugenio, ciao Giorgio. Ciao ragazzi. Buonanotte, ciao Giuseppe, ciao ragazzi. Ciao Giorgio, un abbraccio.